Illusione. Non bisogna dimenticare i tremendi colpi di lama contro il sonno e i sogni di questa sera, giovedì 6 febbraio 1947. Dell'eroina fecero quel veleno che io ho rifiutato di discutere. Apomorfina, uso, droga. Non esaurito, non lo è mai, anche fuori dai bordi, è il centro che non è e non dice niente, non essendo. Le sbarre, contrasti, anche errori. Senza eroina toccavo la morte la mattina presto. Tutto il mio sperma era stato esaurito da tutti, addormentato. Il sonno. Il coma. Il sonno. Vestito. Il sonno. Svestito. Perché fin qui non avevo mai visto che si svegliasse la gente che dorme e che per puro amore dell'osceno si potesse giungere a svuotargli la vita. Il colpo che si abbatteva sugli scheletri gotici in realtà ha liberato l'individualità di una fanciulla che assomiglia per certi versi a mia figlia da 100 secoli come suo padre, spogliata. E non avevo nemmeno visto che per amore del puro spirito si potesse logorare il corpo di un uomo al punto da togliergli il soffio della sopravvivenza. Eppure è ciò che mi viene fatto ogni notte. I demoni afferrano il mio sesso mentre gli angeli riconducono il mio sesso al cervello e martirizzano il mio cervello fino al mio sesso per farne venire fuori uno spirito guizzante di vita, e mi martirizzano anche il sesso nel cervello e il cervello e le midolla in fiore nei testicoli del mio cuore per trarne il sacro crisma e l'estrema unzione. Dopo aver fatto saltare la parete del problema ho sentito io a che punto non sopportavo più il vegetale, né il minerale, né l'animale, né l'uminale, e ho pensato ad altro. Fucine di vulcani. Ma non dico che il problema sia così, ma in che cosa consiste questa curiosità dell'essere per me? Di quale carogna la alimenta e dove l'ha presa, come l'ha fatta? Perché essa è puerile, religiosa, venerativa? Perché è sacrilega? Perché c'è curiosità? Perché è pettegola e com'è al di fuori del pettegolio? Ed è quindi in quanto imputato di essere Dio e di avere per conseguenza un corpo unico, il corpo da cui tutto è venuto fuori, che sono stato così perseguitato
che sono stato così invaso e morso da orde di parassiti, di spiriti, di microbi, di ignobili intrusi erotici del culo, di vampiri labbruti o barbuti, e da questi limato, piallato, raschiato, tosato, spompato, succhiato, zappato, scavato, bucato, spaccato, eccetera, eccetera. Come sono tornati gli antichi spiriti? Ma che ne so? Come ignoranti sbeffeggiati dai fatti che si difendono come possono per non finire all'inferno. E non come Dio, ma come essendo io questo corpo unico da dove tutto, anche Dio, fu tirato fuori, che sono stato violentato a vita, insultato, offeso, sporcato, inquinato e stronzato, sporcacciato, giorno e notte, da quando sono vivo. Non c'è uomo senza più risorse che non sappia trovare in Artù di che rifarsi un'esistenza. E sono stato un po' ovunque martirizzato, e in quanto imputato di essere Dio, ho ricevuto una coltellata alle spalle a Marsiglia, una coltellata a Parigi, un colpo con una sbarra di ferro a Dublino sulla colonna vertebrale. In quanto giudicato colpevole di essere Dio e per impedire a me di ricordarmene, sono stato ovunque assassinato, avvelenato, pestato a morte, fulminato, e per impedirmi di ritrovare la coscienza e la scienza delle mie capacità e delle mie forze e di difendermi contro i miei persecutori, perché Dio, con il suo nome vero, si chiama Artù. Il vero nome di questa specie di cosa innominabile tra il baratro e il nulla, e che assomiglia al baratro e al nulla, e che non è chiamata né nominata, e pare che sia anche un corpo, e che Artù sia anche un corpo, non l'idea, ma il fatto del corpo, il fatto che ciò che è il nulla sia il corpo, il baratro insondabile della faccia dell'inaccessibile facciata attraverso la quale si mostra il corpo baratro. I tibetani, i mongoli, gli afghani, nell'ascoltare Dio quando il baratro dell'infinito parla loro, nel sondare l'antro sperduto del nodo attraverso cui il cuore incosciente libera la propria sete di essere prima di quanto viene chiamato il nulla, dicono di aver sentito risalire in loro le sillabe di questo vocabolo. Artù. Alcuni iniziati hanno cercato di sostenere che si trattava della designazione di una forza, ma non quella di un individuo. Ma non c'è iniziato, in realtà, che non sapesse che questa forza era quella di un uomo, e che non abbia cercato di incatenarlo, quell'uomo, per vietargli di esistere, salvo poi ucciderlo. Non c'è iniziato in realtà che non sapesse che Antonin Artù, nato a Marsiglia il 4 settembre del 1896, era appunto quell'uomo che in fondo al nulla dormiva. Thank you.
Così, dunque, con l'imputazione di essere Dio, io, Antonin Artaud, sono stato martirizzato nei secoli dei secoli. Amen. Ed essendo appunto questo uomo, l'uomo che non aveva mai voluto un Dio, che tutte le chiese del mondo lo hanno sempre perseguitato per estirpargli il suo ateismo, ed è con l'imputazione di essere Dio che io, Antonin Artaud, piccolo borghese, Marsiglia, 4 settembre 1896, sono stato colpito alle spalle il 10 giugno del 1916 a Marsiglia, di fronte alla chiesa dei riformati, asfissiato da fatturamenti mortali durante tutta la mia esistenza, colpito nel 1928 a Montmartre da una seconda coltellata alle spalle, poi a Dublino da una sbarra di ferro sulla colonna vertebrale, aggredito in una nave con davanti il buco dell'ancora tutto aperto per gettarvi il mio corpo legato nella camicia di forza su questa stessa nave dopo aggressione, poi internato, trattenuto per 17 giorni in camicia di forza con i piedi legati al letto, tenuto per 3 anni in isolamento, avvelenato sistematicamente per 5 mesi e che ho patito un mese di coma in seguito all'ultimo avvelenamento nel manicomio di Sant'Enna e alla fine passato per 2 anni all'elettroshock nel manicomio di Rodé affinché vi perdessi la memoria del mio cosiddetto io soprannaturale. Mentre io non ho mai avuto 2 io, ma 1 solo, il mio. Quello di un uomo che non ha mai voluto sentir parlare di Dio. Allora? Con l'imputazione di essere Dio. Sono stato perseguitato dappertutto, ovunque, in quanto uomo, attraverso tutta la mia vita. Qui. Ma l'ho saputo soltanto poco tempo dopo che mi internassero, che ciò avveniva perché tutti gli uomini credevano che io fossi questo uomo. Si aspettavano che io fossi questo corpo. Mi avevano individuato come questo corpo di uomo da cui è venuta fuori tutta la vita. E con l'imputazione di essere questo corpo a cui tutti si sono sempre serviti senza prendere entrata o uscita e hanno creduto di potersi rifornire, hanno creduto potesse servire a rispondere a tutti i loro bisogni e hanno rovistato fino alla peste perché non c'è peste o colera, vaiolo o sifilide che il succubato ben organizzato non possa spiegare. Con l'imputazione di essere Dio sono inondato giorno e notte dal mare di sporra dei succubi mantenuta nella placenta gassosa dell'imo seminare delle acque madri con cui ogni notte 100 miliardi di ardie mi imbrattano la coscienza per mantenermi in questa vita. Il mondo è l'acqua. L'aria. La terra. Il fuoco. L'etere.
ma è anche l'arci imponderabile di tutto ciò che è sempre stato nascosto. Questo mare di miasmi, di oscene suppurazioni corporee che paralizzano ogni volontà. Ciascuno ha quel che si merita. Ma in questo c'è una specie di ignobile tenerezza di cui io godo particolarmente. Nel 1915 mi sono trovato in balia di fenomeni strani. Adesso so da dove venivano. Perché con l'imputazione di essere Dio, ogni notte sono onorato dalle visite di 100.000 vampiri. Io, Artù, tormentato, a sbarazzarmi del male. Ma perché? Ma non sapere quando finirà. Non posso sapere quel che farò domani, non voglio saperlo. Ma voglio sapere che il male finirà immediatamente. No, non finirà mai. Allora... Sono il signore degli elementi e quello degli avvenimenti. Non voglio più essere toccato, invaso, come lo sono da altri. Non voglio più essere addormentato da altri. Il sonno è un'illusione in cui si continua a vivere. Non le voglio più questa angoscia di morte. Non voglio più dormire, non voglio morire, non voglio più sognare. Rinnego il battesimo. Rinnego il cuore, rinnego anche la morte. È sempre per pietà degli altri che ci si lascia andare nella bara, che ci si fa calare nel buco cavo, fossa di canfora e sangue arrossato. E adesso rinnego lo spirito, la scienza, l'intelligenza, la coscienza, la sensibilità, la vita. Sono 50 anni che penso ad altro, da quel che faccio, da quel che vivo. Basta! 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 Con l'uomo e la donna, il maschio e la femmina, le cose sono una. Basta con la dualità. Basta con l'esistenza e basta con la vita. Non conosco nient'altro che la mia sensibilità. Di tutti i secondi, quelli dei momenti in cui mi sento più me stesso e più intensamente presente, sveglio, volitivo e guardingo.
quel che conosco meglio di me stesso è la mia inalienabile volontà, infinita quanto il volume o il piano di tutto il mio corpo, impossibile da bucare. E su questo punto niente e nessuno mai si è sentito poi tanto offeso, dando per scontato che il corpo di Artù contiene innato tutto ciò che serve a fare ciò da cui è nata la vita. Nel suo corpo si va ad attingere, a di che rifare la realtà, di che rifarsi in realtà e farsi una realtà. Chi troppo ha sciallacquato il proprio sangue, il proprio sperma, la propria saliva o la morva del proprio naso va in Artù per rimpinguarsi. E la torre di burro del Tibet è il segno dell'influenza degli esseri su ciò che compone la mia carne fatta da mangiare. Essa è come il porcello perpetuo del barometro di quanto del mio burro occorre agli esseri per restare nella realtà. Ho forse 1000 amici nelle sfere, di fatto forse 10 uomini in vita. Che hanno dimenticato che tutto questo veniva fatto. Che non sapevano più di che si tratta e su cosa è imperniata la vita. Di quale crimine contro Artù, sepolto, masturbato, annientato, si è sempre sostentata la vita. Devo, e a tutti questi amici che, se gli esseri non hanno mai dimenticato come avvicinare Artù per magia, come attingergli la saliva in bocca e la merda nel coccice e lo sperma da sotto il pube, in che modo? Con quali labbra cave girare la notte intorno al suo letto? Da quale apertura dei tubumenti, da quale dilatazione mostruosa dei pori, da quali purulenti scorticamenti dei tessuti sotto i tubumenti aderire come una pentosa a tutto ciò che è lui per succhiarlo fino all'esaurimento? Ed è così che Antonin Artù sente suppurare i suoi testicoli, in mezzo ai quali circolano 1000 teste che vi collocarono al loro paradiso, burlandosi di lui a più non posso, se non scopre subito dove alberga lo spirito maligno che si fece strada fino a lui. E io dove sono io? Tu non lo sai dove sono, né come sono arrivato fino a qui. Ed è così che lo inghiottono Artù, che lo spompano, lo defecano, lo leccano, se ne leccano i baffi, così, per tutta la vita. E se Antonin Artù si lamenta, allora vuol dire che è lui a delirare. Presto! Ho un piccolo elettroshock per guarirlo dal credere negli spiriti. Il fatto è che Antonin Artù, appunto,
ma non crede negli spiriti. Mentre ha sempre creduto negli uomini, che per puntellare la loro vita ignobile non hanno mai saputo fare altro che riprendere vita in lui. E affinché non si sappia, e per proseguire in pace i loro orrendi profitti, hanno fatto mettere a letto Arthur. In cella, completamente nudo, per 3 anni, in isolamento. Lo hanno prima avvelenato e poi giudicato colpevole di pazzia, perché non potesse più ribellarsi e affinché a nessuno venisse mai più in mente di aiutarlo. Ma Arthur fa a meno degli uomini ed è da solo che si è fatto rendere la libertà. Perché magia per entrare in Arthur è magia per crepare in Arthur. Ed è così che Arthur ha fatto prigionieri i suoi nemici. Perché io, Antonin Artaud, per 9 anni ufficialmente giudicato colpevole di delirio e di pazzia, adesso faccio della magia. Le ho fatta 3 anni a Rodin. Le avevo fatta per 3 anni a Villebrand, prima di Rodin. Ed erano il tirar su con il naso, i giramenti che rimproveravano i primari. Come magia, prendo il mio soffio greco e, attraverso il naso, la bocca, le mani e i 2 piedi, lo scaravento contro tutto ciò che può darmi fastidio! E quante scatole, cassoni, totem, amuleti, quante pareti, superfici, bastoni, chiodi, corde, centinaia, milioni di chiodi, quante corazze, caschi, blindaggi, maschere, cordatrici, gogni, argani, carrote e forche sono adesso per aria scaraventate dalla mia volontà! Ve lo dirò quando mi sarò fatto restituire dalla società il 1 miliardo di tonnellate di eroina che mi ha rubato. Sono io, questo individuo. Sono io, questa forza oscura. E come 2000 anni fa sono stato crocifisso sul Golgotha, così, nel corso di tutta la mia esistenza, sono stato avvelenato dalla famiglia in cui vivevo. Adesso
Adesso io chiedo agli uomini di dirmi: quanti morti ho fatto io tra gli uomini da un certo giorno del mese di aprile del 1945, quel giorno in cui ho rinnegato il battesimo? Quante case o città ho fatto cadere, quanti inesplicabili incendi ho fatto divampare, quante epidemie ho fatto esplodere, quante malattie bizzarre ho provocato, quanti tronchi umani ho tagliuzzato e fatto a pezzi, quanti sessi umani ho ricucito e poi sciamolato, e adesso che gli iniziati accendano le lanterne, perché presto la terra sarà smunta e morta e nessuno saprà più dire perché. Antonin Artaud non è forse l'uomo designato in Francia in mille orge borghesi come l'uomo a cui si mangia il culo? E la bocca dell'attuale razza umana non è forse, secondo il catasto anatomico del corpo presente, quel buco dell'essere situato proprio all'uscita delle emorroidi del culo di Antonin Artaud? Tra Port Arthur e Lhasa, Hyderabad, Kabul, Erzurum, Praga, Firenze, Le Havre, Lione e Parigi, c'è una certa linea nera in cui non si può dire che gli amuleti di Antonin Artaud non abbiano agito. In ogni caso, non continuerò più a trascorrere le notti con nel mio glande la gola di una lama che si riempie la bocca fino ad ubriacarsi in mezzo ad uno spaventoso gorgoglio di globuli gialli che sono tanto la mia bile quanto il concime acquoso della sua vita, per cui il mio plesso se la svigna in lui, per cui il mio cervello se ne va in fumo come sotto l'effetto di quegli apparecchi creati per aspirare il sudiciume dei pavimenti. La vita la pagherà cara di avermi preso per quel corpo di cui ci si gloria, fin tanto che dorme. Di esaurire il tumore vivo come sotto il cadavere sputellato di un morto. Grazie a tutte, grazie a tutti di essere qui innanzitutto. Grazie a Paki Zennaro, alle tastiere, chitarra, diavolerie elettroniche. Stiamo cantando i versi di Antonin Artaud, quei versi che lui scrisse nel manicomio di Rodez fra la fine del 1946 e del 1947. E Antonin Artaud fu forse la figura della vittima, purtroppo paradigmatica, dell'ideologia manicomiale del Novecento. Si narra di qualcosa come un centinaio di elettroshock in un paio d'anni nel manicomio di Rodez. Questi versi che state ascoltando sono i versi che quest'uomo ha scritto, anzi, non li ha scritti.
Questo è un raro, rarissimo caso di letteratura orale. Antonella Artaud era parkinsonizzato per gli elettroshock, l'eroina, la cocaina, i barbiturici, quelli c'erano al tempo. Le sue mani tremavano, non poteva scrivere, li dettò ad una dattilografa. Sono versi dettati a questa nobile dattilografa che Artaud scrisse fra un elettroshock e l'altro. Non è la frantumazione del linguaggio, ma la rischiosa polverizzazione del corpo per opera di ignari che nessun'altra mucchiata. Nessun'altra mucchiata intellettuale spiega la costituzione delle cose. Non ci sono cose. Le cose non hanno costituzione. Del corpo. Per il corpo. Con il corpo. Dal corpo. E fino al corpo. La vita. L'anima. Non nascono che dopo. Non nasceranno più. Tra il corpo e il corpo non c'è niente. Il corpo si forma prima di se stesso, non dopo, tagliando le aggiunte. Molto meno del niente inerte che lo sorpassa di 100 treni. E quella santa bestia intelligente di Dio ha detto io sono una buona bestia di fronte a tutto questo corpo di Antonin Artaud, non dell'uomo Antonin Artaud. Che non ne occupa che un piccolo posto e che se ne andrà. E troverò bene nell'ora della sua morte, senza tante storie,
sotto il dolore che gli avevo pregiudicato, la maniera di risorgere al posto del suo cuore e di eliminarne l'uomo, aspirando come Yahweh tuona nella sua Bibbia, dopo aver fottuto, leccato, sfregato e scopato ed essersi incanaglito. Sono proprio io che l'ho evocata ancora una volta come un problema dell'altro che non sono mai stato. Ne tengo anche di più di te, dice l'essere dallo spirito malvagio, di fronte ad ogni mio tentativo ed in ognuno mi sento paralizzato. In effetti, il Dio parassita è su di me e mi segue ovunque marcisca la mia vita. Ma il sesso, senza profondità intellettuale o psichica, non basta. È sesso vero, non psichico. E se è così, è perché è fatto a mano, da me. Un corpo. Nessuno spirito, né anima, né cuore. Né famiglia. Né famiglia di esseri. Niente legioni. Né confraternita, non partecipazione, né comunione dei santi, né angeli, né esseri, nessuna dialettica, né logica, né sillogistica, né ontologia, né regole, né regolamenti, né legge, né universo, né concezione, né nozione, né concetti, né affetti, né lingua, né ugola, né glottide, né ghiandole, né corpo tiroideo, né organi, né nervi, né vene, né ossa, né limo, né cervello, né midollo, niente sessualità, né Cristo, né croce, né morte, né tomba, né resurrezione, né inconscio, né subconscio, né sonno, né sogni, né razze, né genere, maschile o femminile, né facoltà, né principi, né attributi, né atti, né fatti, niente avvenire. Né infinito, né eternità, né problema, né domanda, né soluzione, né cosmo, né genesi, nessuna credenza, né vede, né idee, né unità, né anarchia, né borghesia, né partiti, né classi, né rivoluzione, né comunismo, la notte, la logomachia, nessuna analisi, né sintesi, né fuori, né dentro, né riserve, né sudato, né sudore, né ispirazione, né ispirazione, né zona, né irradiazione, né psicologia, niente classi, né lotta di classe, la rivoluzione, nessun organismo. Tutto avvenuto dal comandamento organico di ogni istante folgorante, dal più banale, esteriore, il più piatto, il più semplice, troppo semplice. Nessun discernimento, né rango, né società, né qualità, né virtù, né vizio, né onore, né peccato,
nessun valore. Né odio, né amore. Niente sentimenti. Del corpo. E colpi. 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 E questo trasudare la muraglia della crudeltà e del dolore. Mi ricorderò sempre della mia vita su questa terra e che non bisogna limitarsi al compatto dall'opaco di una molteplicità messa insieme così, tanto rischiosamente. Nessun distacco, né attaccamento, nessun mondo, nessuna creazione. Io, Antonin Artaud, uomo della terra, sta a me decidere adesso di metterla a magese, la terra. E del taglio, dell'incisione, del sangue cremato che nel mio corpo diventerà. E colpendo l'essere che sta su di me, scegliere, dico adesso, il mio corpo. Scorticando la mazza rossa delle mie dita tagliuzzate da tutti i maga, i macachi della magia noce nera che mi rodono dito per dito, razza di coglioni che l'io ha richiamato dal fondo pestato della corona che portavano sulle loro barbe acquose, perché loro amano l'acqua, ed è da dove viene la pioggia, da quello sputo, dal primo sputo di quel topo di Dio. Questa sera, mercoledì 20 novembre 1946, 10.000 serpenti di cui invocavo il veleno sono saltati nell'aria attraverso tutta la terra e poi le loro scaglie mi hanno guarito. Venerdì 22 novembre alle 10 di sera gli imbecilli matricolati sono ritornati quando io fisicamente ero senza forze e hanno detto in quel loro modo melenso, hanno detto davanti al tenebrufo sprofondato dell'ombra ombra del palo capitale mentre io avevo distrutto ombra dopo ombra l'idea stessa dell'assoluto e la essa stessa respinta era lei che respingeva e te la si leva e non ce l'hai più, lì, in cima, davanti, dall'osso frontale, e la si riassorbe, non sul tuo osso cranico, ma nel vuoto spazio interno, nello spazio del vuoto interno, e l'assoluto è il valore, e se tu non credi più nel valore, significa che non ci credi più e sei morto. E non c'è stato altro che il valore, e si tratta del valore principe, e il valore è sempre stato un principio e in principio e ci sarà sempre un in principio anche se tu non ci hai mai creduto ma nemmeno noi ci crediamo più perché meglio di te e in te abbiamo da sempre più di te spogliato, scarnificato, svuotato e snervato la tua intelligenza. E se noi non mettiamo più sotto accusa l'in principio? Sì, spingendoci al limite, ci forzi anche a noi a scoprire il fatto. Allora isoliamo e lasciamo cadere la sporade. Allora scopriamola anche noi, la sporade, la spora, questa pochezza ineffabile di non io che è sé, il sé, come un re, capisci? Antonin Artaud, lui è il re, è se stesso, lui è se stesso, il re, lui stesso, lui è se stesso. E non tu, e non...
noi siamo a questo se stesso molto più vicini di te, avendolo in te studiato in se stesso. Quando tu negavi tutto quello che non è te stesso, adesso che cosa dici? Tu stesso, sì, tu, Ardo, che cosa dici? Tu, di tutto questo. Io? Io dico che il fottere è molto più vicino a tutto questo che tutto tu. Sì, essere inetto, sì, mia crapula, sì. Carapule, sì, mi cara. Chi mastica non sa che non è il solo a masticare. Quante larve ogene, vorrei dire eterogene, si incollano come calamite per pescare pezzi di cibo fra i suoi denti. È comunque vero che altre persone oltre a noi ci masticano in bocca e vi gustano, sì, con grande piacere, sì, più di noi stessi, il santo agio, la sintesi del nostro cibo. Dorme, ma non sa che non dorme solo, e che altre ossa, oltre alle sue, gli decompongono lo scheletro, si rigirano nel suo sonno e stridono, scricchiolano, digrignano, giacciono, si annidano, raspano la loro schiuma mentre dorme. Chi nasce non crede di essere il solo a nascere, perché vede quanti altri madori, quanti altri vigori, quanti altri sudori, quanti altri stupori, quanti altri terrori, quanti orrori, quanti umori, quanti dolori oltre al suo. Cercano di vincere sulla sua cancrena e di farsi, in questa occasione, un corpo. Nascere è come abbandonare un morto. E non ci si vede più chiaramente al di fuori, al centro, di tanti morti che ti trattengono e ti chiamano che eri tu e che non eri tu. Ed è qui che ci si scontra con questa cozzaglia di disonesti instulisti del corpo, questi celebrari istulzionari adoperatori della materia, della coscienza, del mio corpo, e che non hanno vissuto che di un rivoltamento, di un rovesciamento, di un travestimento, di una spoliazione, di un cambiamento completo di me. Lettera senza lettera. Parola senza parole. Quelli che non sono riusciti ad essere vivi per conto proprio, ma soltanto del dubbio che hanno saputo ispirarci, omesso, tradito ed insinuato, staccandoci da noi per
forzarci a trasmettere al di sopra di tutto l'omesso dell'essere ciò che oserebbe la loro realtà. Seme buono della vita per avvelenare, e che ha saputo approfittare di una omissione fetale, di una specie di oblio indurito per infilarci la sua animosità. Davanti a tutto ciò, che cosa rimane del vecchio Arthur? Alcune note. Quella dello scavatore di pozzi che sale senza sole, fuori dalla volta rotonda, gradino dopo gradino sulla scala del tempo, incancrenito da questa gracile puttana che chiamiamo eternità. Eccoli, attraverso un certo passato. Ci saranno sempre degli imbroglioni. È vicino agli iniziati. Ora dico. Non ci sono stati che imbroglioni, e mai, da che mondo è mondo, un vero iniziato. E per una ragione molto semplice. Il fatto è che l'occulto non è mai esistito. E che il mondo... il mondo non è mai stato mondo. Perché c'è sempre stato, di fianco al mondo a venire, di fianco al corpo sofferente del mondo in cammino verso la sua maturità, l'incorreggibile bestiame degli approfittatori dell'abisso, della inesauribile razza dei non-io, esseri che non hanno mai voluto avere un io o un essere, ma che si sono sempre rimessi a non so quale principio incondizionato delle cose per dare loro il modo di esistere, che non hanno mai voluto vedersi se non confusi con questo principio, che hanno voluto essere questo stesso principio in via di manifestarsi, e non hanno mai voluto vedere che altro non erano che larve polverose scarlattine del cedimento. Sono queste pustole in decomposizione dell'essere che hanno scritto il Veda, il Purana, l'Apocalisse, il Libro dei Morti. Se la sono inventata la morte e costruito di sana pianta il rituale dei loro orrori e pestilenze che hanno poi riunito in quel compendio di tutte le loro menzogne e bugie chiamato Bardo Todol. Il fatto è... che... all'inizio di qualsiasi cosa non c'è un essere, ma una specie di entità repellente che non è mai questo o quello e che si è sempre rifiutata di entrare in questo o quello, e l'essere che può voler essere un essere non è mai stato che il suo nemico giurato, da lui messo sempre in stato di perpetuo annientamento. Il nero individuo repellente non si lascia mai sfuggire un essere, poiché non è e non pretende di essere. E da dove, da che cosa gli sfuggirebbe l'essere? Ma forse... dalla sua febbre erosiva. In questo vuoto, in questa irruzione intemperante di se stesso, in questo soffocamento repellente di me, un essere ha creduto
a lui stesso di essere qui, quando lui stesso non ci credeva. L'inspiegabile lotta che è sempre esistita tra l'individuo forsennato e tutti gli altri. Maestro Pachi Zannaro qui con noi alle tastiere, chitarra, diavoleria elettronica. Grazie Pachi di essere qui con me, con noi tutti e tutte. Pierpaolo Capovilla, sussurri e grida, ma soprattutto, innanzitutto, Antonin Artaud, questo straordinario poeta. Questo reading, questa lettura scenica o lettura drammaturgica, che dir si voglia, nacque, è nata con l'intenzione di divulgare la campagna per l'abolizione della contenzione meccanica nelle strutture sanitarie italiane, ed in particolar modo negli SPDC, i 323 servizi psichiatrici di diagnosi e cura, dove si fanno i TSO e dove quasi sempre si legano le persone al letto. Questa campagna per l'abolizione della contenzione meccanica negli SPDC e in tutte le strutture in Italia si legano i bambini, i vecchi, i disabili, bla bla bla. È una misura disumana, è una misura umiliante per chi la subisce, è umiliante anche per chi deve attuarla, questa misura. Ed è una questione di civiltà della nostra pratica medica, della pratica psichiatrica. Se volete, potete andare in internet, tanto ci andiamo continuamente per qualsiasi motivo ad ogni secondo. Ieri ho passato 7 ore nel Lub di Fiumicino e non sono riuscito a parlare con nessuno, erano tutti al telefono, ho visto decine di migliaia di persone, ho persino incontrato Sgarbi, mi veniva il volto a stomaco. Bene, se voi andate in internet trovate questa cosa, si chiama forumsalutementale.it. Attraverso il forum salute mentale potete accedere alla campagna per l'abolizione della contenzione meccanica e partecipare, contribuire anche voi affinché la contenzione meccanica negli SPDC e in tutti i servizi sanitari del paese venga una volta e per sempre abolita per legge. Grazie a tutte e grazie a tutti.